Cucù, bestiami, bentrovate, bentrovati. Oggi parliamo della nuova uscita di Tesori d'Oriente, la linea Karma. Parto dicendo che l'ho acquistata online sul sito di Piumé, ex Ipersoap, che trovate fisicamente presente con gli store sia in Liguria che in Toscana, non so nelle altre regioni. Acquistando online, però, potete ricevere in tutta Italia i prodotti. Piumé ha una vasta gamma di prodotti per la casa e trovate anche la linea Tesori d'Oriente. Quindi ho fatto l'ordine, mi è arrivato, ho avuto un po' un problema che vi dirò a fine video, però ho recuperato sia il profumo aromatico al fiore di nasci e legno di cedro e ho preso anche la doccia crema aromatica. Guardate la meraviglia, la preziosità del pack che caratterizza sempre le linee Tesori d'Oriente. Io avevo girato anni fa una recensione su Ayurveda. Era nato un amore, poi da lì altri prodotti mi hanno conquistata e dovevo quindi assolutamente provare lui. Lo leggo dal doccia crema aromatico, tra l'altro Piumé è molto attento, vedete, a chiudere tutte le confezioni, anche se era presente il sigillo di garanzia che ormai caratterizza tutte le confezioni di Tesori d'Oriente. Ispirato alle antiche tradizioni indù, il rituale Karma celebra il potere della gentilezza per trasmettere positività e buon umore. Grazie all'accordo energizzante di limone e bergamotto, alle gioiose note floreali del fiore di nasci e a quelle rassicuranti del legno di cedro, questo doccia crema aromatico deterge dolcemente la pelle e coccola i sensi, come un po' tutte le fragranze di Tesori d'Oriente. Parliamo dei colori che trasmettono sicuramente positività, ma sia l'arancio che il viola hanno particolari significati. L'arancio è un colore che defatica, elimina lo stress, quindi crea armonia. È per quello che vi dico l'importanza del pack, non solo nella sua preziosità, ma anche con la presenza di colori, in questo caso rilassanti, come l'arancione e anche il viola, che è per antonomasia il colore della spiritualità. Quindi ritorna questa filosofia anche del karma, no? Di porsi sempre in modo gentile e benevolo nei confronti degli altri, del prossimo, della vita, perché è un circolo virtuoso. Rido perché nella foga di parlare in uno dei penultimi video ho parlato di circolo vizioso in senso positivo, è circolo virtuoso, come giustamente mi avete fatto notare, ma sapete che quando sono qua o non mi vengono i termini e voglio comunque essere veloce nello spiegare, essere incisiva e faccio dei pastrocchi. Sicuramente un profumo estivo, tropicale, attenzione, non lo comprate pensando che sia a base di cocco, perché di cocco non c'è niente. Se di cocco voi intendete latte di cocco, quindi il lattonico è proprio l'aroma del latte del cocco, quella nota anche quasi vanigliata, lattiginosa, allora sì, ma per quanto riguarda la vaniglia lattiginosa e non per il cocco, perché è un profumo tropicale floreale, dove i protagonisti sono sia il fiore di nasci, il fiore di nasci sarebbe il pero selvatico giapponese, che tra l'altro è una via di mezzo tra mela e pera, e anche negli Stati Uniti viene proprio usata come frutto dissetante, addirittura nelle insalate, nel periodo estivo per andare a reintegrare i sali minerali, ma in questo caso il fiore di nasci, che è un bellissimo fiore bianco, ricorda molto il fiore di pero, altra nota
centrale della piramide olfattiva di questo profumo. Se cercate su Fragrantica, viene indicato come un floreale tropicale muschiato, vanigliato, talcato, lattonico. È un unisex. In punta si percepisce leggermente una piccola nota acidula. Le note di cuore sono frangipane e fiore di pero. Il frangipane è proprio il fiore hawaiano tipico che simboleggia l'amore, il benvenuto. Non a caso ve ne avevo già parlato con il profumo di l'erbolario frangipane, che si discosta totalmente da questo. Fiori bianchi e gialli, ma che tendono anche all'arancio, e quindi ritorna nuovamente la presenza dell'arancio che caratterizza il profumo. Ha questo sentore tropicale. Molto spesso nei profumi viene associato al gelsomino. Vi dico questo perché nel finale, quando si setta, io sento l'esplosione del frangipane con una nota di gelsomino. È proprio un floreale tropicale molto intenso. Le note di base invece sono vaniglia, muschio e legno di cedro. Sono d'accordissimo con una recensione che ho trovato su Fragrantica. Tra l'altro leggo che anche Rita Di Tommaso, che saluto, ha lasciato la sua recensione. Poison Apple dice che è prima cremoso, con fiori esotici degni di una crema solare, e sono d'accordo, e poi diventa legnoso per poi stabilizzarsi in floreale. Sono totalmente d'accordo, perché quando si asciuga, quando si setta, tra l'altro è molto persistente. Io l'ho spruzzato al mattino, è arrivato fino a sera, l'ho ritrovato nei polsi, l'ho ritrovato e l'ho avvertito per un po'. Esplode la nota floreale del frangipane, a cui io sento associato una nota di fiore bianco, che secondo me è il gelsomino. Per quello vi dico che molto spesso il frangipane viene accoppiato al gelsomino per intensificare questa sua scia, questa sua fragranza piacevolissima. È un profumo positivo che infonde proprio quello stato di benessere. Quindi, se ricercate l'ingresso al mare, io ho sempre in mente la Sardegna, quando da dune bianche circondate, in questo caso da fiori tropicali, arrivate al mare. Questa sensazione proprio di fiori esotici vi accompagna, con questa presenza vanigliata, lattiginosa, che può ricordare il cocco, ma di cocco qui non c'è nulla. Mi raccomando, ho sentito una recensione, tra l'altro gridata, urlata alla Vanna Marchi, dove si diceva che questo è cocco, punto e basta. Bisogna essere molto pratiche e dirette, non è vero niente. Anzi, i profumi vanno saputi raccontare, non sono nudi e crudi. I profumi hanno mille sfaccettature, quindi chi non sa cogliere le mille sfaccettature di un profumo è, secondo me, non solo poco preparato, ma arido. Cioè, la vita non si può semplificare in nudo e crudo, pane, pane e vino al vino. È sicuramente un profumo solare che si ritrova tantissimo in molte creme solari, in molti profumi come Nuxe, sono d'accordo con la recensione, dove c'è una preponderanza di questi fiori della vaniglia, del muschio, che stabilizzano queste note molto molto solari, luminose, gioiose. Sono d'accordissimo. Piccolo riferimento anche al frangipani di L'Erbolario, che invece, come potete vedere, il rimando all'arancio è pressoché identico. Quindi il frangipani è
sicuramente associato al color arancio, anche se in prima fioritura è di questo bianco latteo con questi rimandi gialli luminosi. Qui è un'apertura di frangipane più addolcita, mi sembra presente anche la rosa, più delicata rispetto all'aroma intenso, per quello vi dico, sembra quasi un profumo floreale orientale rispetto invece all'erbolario che è fresco, luminoso, molto più arioso, molto più leggero. Portabilissimo, questo è veramente un succo dove ci sono già delle note più fresche. Infatti vi lascio i riferimenti di Fragrantica che parla di un agrumato, ambrato, floreale, tropicale, legnoso, lattonico, talcato, ma qui le note sono il mandarino e il bergamotto che sicuramente sono più leggere, sdrammatizzano molto di più il profumo, lo rendono più leggero, meno avvolgente del karma. La nota di cuore è il frangipane, mentre le note di base sono ambra e legno di cedro. Di qua abbiamo il muschio che è più avvolgente. Quindi bellissimo anche da utilizzare questo al giorno e questo da spruzzare la sera, per dire se siete in vacanza, salite dalla spiaggia, vi fate una doccia, dovete andare a cena per intensificare e mantenere comunque quella fragranza che vi portate su dalla spiaggia. Questo sicuramente fa al caso vostro e va ad intensificare e rendere più sensuale anche notturno una fragranza del genere. È uscita poi la nuova formulazione del Royal Oud. Nell'ordine e nella scelta di piumi, io ho proprio inserito la versione che è caratterizzata da un mosaico non nero, come in questo caso, ma con delle presenze di azzurro e oro. Ho già scritto al servizio clienti, mi volevano far fare il reso e rimborsare. Ho detto vabbè, lo tengo perché andando fuori produzione entrerà nella mia collezione. Tra l'altro, ce n'è una versione precedente e che io mi ricordo, cioè credo che ci sia ancora, Royal Hood dello Yemen. Invece, questo è Royal Hood. Questo a me sembra più leggero rispetto al Royal Hood dello Yemen. Su Fragrantica gli accordi sono quelli del Royal Hood dello Yemen, quindi ambra, è uno speziato caldo, mielato, floreale, con l'oud talcato e dolce. Me lo ricordavo molto più intenso, molto più inebriante. Sono alla ricerca della prima versione. Tra l'altro, per recuperare Tiare delle Indie su Vinted, ho conosciuto, cioè una di voi mi ha riconosciuto. Scrivo qua Ani, ciao. E sto aspettando il suo pacchettino perché da lei ho comprato Tiare delle Indie. Quindi un bacio. Con l'ordine su piume, come vi dicevo, vedete qui il sigillo di garanzia che evita alle persone di annusare in negozio profumi e in questo caso doccia crema. Ho ripreso il Forest Ritual. Questo era uscito lo scorso anno. Ve l'avevo già promosso nel video Poveri sì, sporchi perché. Questa è una profumazione rigenerante d'estate e se sarà caldo come lo scorso anno, anzi stanno dicendo che sarà più caldo da domani, le temperature dovrebbero salire a 30-33 gradi qui da noi. Benissimo, io sono in convalescenza. Ninfea bianca e legno di Noki, questa è proprio una passeggiata in quelle foreste di bambù. Avete presente anche qui da noi, zona fiume, ci sono dei tratti in cui le canne di bambù e i bambù proprio arrivano altissimi e fanno un'ombra pazzesca.
È proprio la sensazione di stare all'ombra, di un'ombra fredda, rigenerante, ispirata a quest'arte giapponese del Shinrin-yoku. Celebra il potere benefico di una passeggiata in una verde e lussureggiante foresta per rigenerare i sensi e ritrovare l'equilibrio interiore. Verissimo. Regala relax e benessere. Questo è un sempre presente da quando l'ho scoperto lo scorso anno. Profumini che comunque si possono acquistare perché il costo è irrisorio, 2 euro, 3 euro, d'acqua e sapone da Tigotà in ogni dove. Tra l'altro sono andati sold out alcuni e sono anche ricercatissimi. Quindi vi dico, teneteli, prendeteli. Io ho Ayurveda, altro profumo che amo tantissimo come il Byzantium. Ve ne ho parlato anche del doccia crema, secondo me è stupendo in autunno. O in primavera, anche in inverno. Profumo aromatico, adesso vi dico questo e vi voglio anche dire che solitamente c'è sempre una leggera differenza tra il profumo, che è molto più intenso, concentrato, rispetto al doccia crema. L'ho riscontrato varie volte in passato anche nel doccia crema della Ayurveda o nel doccia crema del Byzantium, che io amo. Cioè lì proprio se il profumo avesse la stessa formulazione del doccia crema, perché il profumo è leggermente più intenso, cioè ne consumerei a badi latte. Qui è un legno verde con una nota fresca, non vi dico di zenzero, ma io sento un qualcosa, proprio la polpa verde che si trova all'interno anche delle canne di bambù. E qui nella mia zona i vecchi, gli anziani, mangiavano addirittura i germogli di bambù perché dicono che siano saporitissime. Vi lascio sempre a lato la scheda di Fragrantica che parla di legnoso, aromatico, agrumato, speziato caldo, speziato fresco. Fresco, floreale, muschio vegetale, terroso, acquatico, a me piace tantissimo. Note di testa sono limone e zenzero, ve l'ho detto che lo sentivo. Le note la dava quella sensazione di zenzero, di fresco zenzero. Il cuore sono la ninfea e la rosa. Le note di base sono il legno di nocchi, il muschio vegetale e l'ambra. È sicuramente un profumo piacevole, maschile. Ma io vi dico, mi sono docciata tante volte con questo doccia crema perché è veramente rigenerante, vi risana, vi rimette in pace con voi stesse perché il caldo, la calura, l'afa, l'umidità vi segnano proprio mentalmente e fisicamente. Quindi quando dovete arrivare anche a fine giornata, o comunque a me capitava di rientrare per la pausa pranzo, mangiare, docciarmi e ripartire, usavo lui. Questa sensazione di un tuffo in acqua, non so come dire, di ripararsi il riparo in una pineta, ma la pineta ha un altro profumo. Qui è proprio come mi capita a volte quando portavo i ragazzi a passeggiare. Qui da noi sul lungo fiume a volte facevamo anche una passeggiata per andare a rinfrescarci e mettere i piedi in acqua. Passavamo proprio attraverso questi canneti di bambù e vi dava proprio una sensazione di fresco, piacevole benessere ed è esattamente la sensazione che vi ho detto imbottigliata qua. Con Piumè avete le spedizioni gratuite oltre i 50 euro, a me non serviva, avevo speso poco, quindi ho preferito non arrivare ai 50 euro. Sono stati comunque molto carini perché mi hanno mandato una bella taglia di shampoo illuminante di Clinians, quindi apprezzo, gradisco e ringrazio. La novità dell'estate 2023. Karma, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete acquistata, fatemi sapere soprattutto se trovate differenze tra i due pack Royal Oud e Royal Oud dello Yemen. Io vi ringrazio, vi saluto. Grazie a tutti per gli auguri di una buona convalescenza. Oggi sto un po' meglio, mi sono bombata di più come
dose di medicine perché ieri ero KO. Grazie a tutti, un bacio grande, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!